Le testimonianze di chi ha vissuto il periodo della dittatura fascista e della Seconda Guerra Mondiale meritano di essere ricordate. Sono storie uniche e originali, ancora oggi presenti nella mente di chi allora era semplicemente un bambino o una persona comune. Storie accomunate da situazioni di paura, ma anche di grande generosità e coraggio. Nonostante il clima moralmente degradato a cui il paese era stato ridotto durante la dittatura, molte persone non rinunciarono al principio di umanità e non si sottrassero a fornire un soccorso disinteressato ai perseguitati. Ascoltiamo il racconto di alcune vicende modenesi nelle parole di Bruno e Osanna. Mia suocera aveva una casa grande dove affittava le camere e allora, lei è stata proprio adatta a fare quel servizio. Lì prendeva gli ebrei e mentre li preparavano e invece stavano organizzando assieme a Monsignor Russo e all'avvocato Ru, preparavano i documenti, poi mia suocera li portava al treno, li metteva sul treno come se fossero un figlio o un parente, insomma gli è andata bene sempre, anche lei gli è andata bene, però rischiando sempre molto. Però loro poi da qui andavano in Svizzera, infatti quella lettera che ci arrivò veniva dalla Svizzera, comunque si sono salvati, quelli che lei ha accompagnato si sono salvati. E poi sapevo di questo avvocato Ru che si è dato molto da fare insieme a Monsignor Russo. Analoghe a questa sono le vicende più note di Don Dante Sala e di Edoardo Focherini, che a Carpi riuscirono a trarre in salvo 105 ebrei, e dei ragazzi di Villa Emma a Nonantola. C'era una vera e propria organizzazione clandestina che coinvolgeva laici e religiosi. A Carpi, Focherini, che oggi è dichiarato giusto fra le nazioni, raccoglieva le domande dei perseguitati e poi, tramite funzionari pubblici di fiducia, provvedeva a recuperare documenti falsi. Si partiva in treno, solitamente la sera, in piccoli gruppi. Arrivati in piena notte a Milano, il viaggio procedeva verso Como, dove attendevano l'arrivo di un taxi con destinazione Cernobbio. Lì erano ospitati in una casa di una famiglia di fiducia, in attesa del momento opportuno per varcare il confine con la Svizzera. Una simile fuga riuscì anche ai ragazzi di Villa Emma, a Nonantola, grazie anche all'aiuto dei paesani. Dopo lo scoppio della guerra, numerosi ragazzi ebrei cercarono di fuggire dalla Germania e dagli altri territori occupati dai tedeschi. Un gruppo di questi, per l'intervento di Lelio Valobra, presidente dell'Organizzazione di Assistenza per gli Emigrati Ebrei dell'ASEM, fu trasferito inizialmente a Verona, potenzialmente destinati alla deportazione ai campi in Germania. Grazie a un ufficiale dei carabinieri vennero invece portati a Modena, dove, dietro l'autorizzazione della prefettura, furono insediati in residenza coatta a Villa Emma di Nonantola. L'intera popolazione adottò subito la piccola colonia, chiamandoli i ragazzi di Villa Emma. Il parroco locale, Don Arrigo Beccari, ed il medico Giuseppe Moreali si presero cura inizialmente dell'istruzione e della salute dei giovani, e poi si preoccuparono di nasconderli e farli fuggire. Con l'armistizio e l'occupazione tedesca del nord Italia, la situazione infatti era precipitata, soprattutto per gli ebrei e per gli oppositori al sistema nazifascista. Abbandonata Villa Emma per paura della deportazione, i bambini furono ospitati nel seminario di Nonantola e poi nelle case dei paesani, mentre si organizzava la fuga, a testimonianza di un'attenzione diffusa sia nella popolazione che nell'organizzazione ecclesiastica. Messi in salvo i bambini di Villa Emma e arrivate le truppe tedesche, il seminario venne occupato e chiuso, e i seminaristi furono rimandati nelle loro famiglie. Ormai era chiaro che anche alcune parti della Chiesa erano malviste dal regime, perché non allineate a sostegno della Repubblica Sociale. Persino un bambino vestito da chierico poteva dare fastidio.
però tu da piccolo, che eri ancora vestito, quando sei venuto a casa da Nonantola, che tu eri vestito da prete, che sei andato in Duomo alla messa da solo, e lui abitava in Via Stella, in quella zona lì, e allora lui faceva un pezzo di, come si chiama, carteria, sì, dei posti lì, insomma, per venire a casa dal Duomo, faceva... E faceva Via Bonacorso, dove c'erano le carceri, dove c'era, c'era di picchetto sempre un soldato, sì, erano fascisti. Sì, sì. E allora l'hanno fermato i vecchi ai giovani, cioè ferme. L'hanno fermato. Va dentro la sala. E l'ha buttato dentro alle carceri, lui. Lui, allora, era un ragazzino, vestito da prete con anche il cappello, sì, perché allora usava così fare il seminario. E lui è andato... Io sono andato in galera, per dire. Però c'è stato uno che ti ha salvato. No, si capisce, no, va avanti, mi ha coperto, insomma. Ha cercato di mandarlo via, fai presto, via, corri, e l'ha salvato, l'ha mandato fuori. Sì. Perché uno l'aveva cacciato dentro. Ho raggiunto la via. Dopo ha raggiunto, sai, lì di dietro, c'era anche un tabaccaio, si arrivava subito lì in Via Stella. Da lì sì, era vicino. Il fatto sia che lui allora si è accorso a casa, si è salvato, anche lì non c'è successo niente. Come mai però ti ha messo dentro? Cioè perché? Ti ha detto vai perché in casa? Perché era vestito da prete, io non lo so perché. Perché i preti non lo giudicavano mica. I civili, che cercavano di sottrarsi alla violenza del sistema, con la renitenza alla leva e la fuga, rischiavano però l'arresto o rappresaglie. Io vivevo nell'ansia perché avevamo paura dei rastrellamenti che facevano in continuazione e mio padre purtroppo era adatto a essere rastrellato perché era ancora abbastanza giovane, ma non era andato a militare perché l'avevano escluso perché si era cavato i denti. Si non aveva, diciamo, i denti. Che l'aveva fatto come un po'. Era senza denti. E fatto sì che però lui era adatto a essere preso. È rimasto a casa. Beh, invece non è mai stato preso. Mio padre poi non andava mai, che avrebbe dovuto andare, che alla domenica o al sabato facevano le sfilate. Nei viali facevano le sfilate ed era sollecitato molte volte andare anche lui, ma lui diceva ma non posso lasciare, prendeva la scusa che non, però mio padre era molto contrario e ci è riuscito a non andarci mai. È stato minacciato da certe persone che lui conosceva, che credeva fossero persone amiche. Adesso appena possiamo sarai uno, perché nel viale Vittorio Veneto c'erano gli alberi e avevano impiccato un sacco di gente, la impiccavano lì nel viale, qui proprio lì dal museo. Sì, Vittorio Veneto. In Vittorio Veneto avevano impiccato un sacco di persone. Beh, tu fai quella fine lì anche tu. Cioè la nostra famiglia si è salvata in questo periodo così brutto. Nazisti e fascisti fissarono il teatro delle pratiche più spietate della violenza in guerra, soprattutto in Piazza Grande, chiamata Piazza della Repubblica durante la RSI, il luogo più rappresentativo della vita cittadina, fra il Duomo e il Palazzo Comunale. Lì si verificarono esecuzioni ed esposizione dei morti, per terrorizzare la popolazione civile. Nell'estate del 1944 vennero uccisi partigiani e cittadini modenesi, prelevati dalle carceri, per rappresaglia dopo un sabotaggio ad automezzi tedeschi, che aveva causato il ferimento di un militare. Sì, giocavamo dentro al Sagrato, con quelle pareti di legno, giocavamo al football sul Sagrato, e abbiamo visto che è arrivato un camion di soldati che li hanno scaricati lì, li hanno scaricati davanti al negozio di Panzani che vende i confetti lì. Panzani era più grande. E Canacchiaro, E il camion si è fermato lì e sono scesi tutti i soldati che sono andati in piazza. Dopodiché abbiamo sentito sparare e li hanno ammazzati, quelli che c'è scritto lì.
che sono morti. E allora dopo poi, finito, dopo che li hanno ammazzati, è uscito Don Grandi, che invece era il parroco dell'uomo. Gli è andato a benedire. Queste rappresaglie furono compiute in un periodo di dura repressione da parte nazista e fascista, che portò, in poche settimane, all'eliminazione di più di 160 persone. Con l'avvicinarsi del fronte, la situazione si aggravò per i cittadini di Modena, per i bombardamenti aerei alleati che seminarono distruzione e paura. Hanno suonato l'allarme, perché suonava l'allarme quando stavano per bombardare. E allora mi ricordo che di corsa mia madre con i figli, si ritrascinava così, correvamo tutti al rifugio che c'era in viale Vittorio Veneto, Torretto. Eravamo tutti quelli che abitavano qui nei dintorni. Abbiamo sentito bombardare, ma non ti dico uno spostamento d'aria, io si vede che sono venuta, non so, una cosa del genere, perché mia madre diceva che non riuscivano a farmi, perché dopo quando siamo usciti all'aria aperta, perché là sotto si soffocava un po', nel senso che non c'era mica aria, non c'era neanche delle attrezzature per l'aria. Subito dopo questo bombardamento abbiamo, la mia famiglia, mio padre e mia madre, hanno deciso di andare subito in campagna. Abbiamo fatto tutto in bicicletta, perché noi delle biciclette, se non erano neanche nostre, ne avevamo in giro, perché lavoravo sulle biciclette mio padre, per cui tutti in bicicletta siamo andati subito in campagna. Molte famiglie furono costrette a scappare, ma le campagne e le colline della zona dove alcuni avevano cercato salvezza divennero presto teatri di scontri e vendette sanguinose e oggetto di ulteriori bombardamenti alleati tesi a indebolire le forze nazifasciste. Tutti si sfollavano dalla città, cercavano tutti di andare fuori. Invece noi a Campovagliano abbiamo avuto il problema che verso Rubiera c'erano i fascisti e invece dalla parte di Carpi c'erano i partigiani, per cui noi eravamo lì proprio in mezzo, perché era la strada che andava a Correggio. Eravamo sulla strada per Correggio, eravamo quasi proprio lì in mezzo e noi eravamo sempre bersagliate dal fatto che alla notte si sentiva sempre un aereo che sorvolava la zona nostra e bombardava anche quell'aereo lì, era un aereo piccolo credo, si chiamava Pippo, lo chiamavano. Il fatto è che noi in campagna stavamo bene di giorno, ma di notte avevamo quel problema lì. Gli ultimi bombardamenti segnarono l'imminente ritiro dei tedeschi. Nel pomeriggio di sabato 21 aprile 1945 iniziarono i combattimenti del Comitato di Liberazione Nazionale, che portarono il giorno successivo alla liberazione di Modena e alla fuga degli occupanti nazisti ancora prima che arrivassero le truppe anglo-americane. Alle 11 del 22 aprile le campane della Ghirlandina, la torre campanaria simbolo della città, iniziarono a suonare a festa. Ma presto la paura tornò fra la popolazione. Un aereo degli alleati, inconsapevoli della liberazione della città, percorreva il cielo, minacciando un ultimo bombardamento. Così i tetti furono velocemente coperti con lenzuoli bianchi per segnalare la già avvenuta liberazione. La nostra zona, noi la sentivamo abbastanza sicura, che era quella zona di Sant'Agostino, perché eravamo di fianco all'ospedale e l'ospedale sarebbe stato fra quelli da non bombardare e noi ci sentivamo abbastanza sicuri, hai capito? Però quando c'è stata la liberazione, a noi che abitavamo lì, tutti hanno detto datele delle lenzuola, hanno tutto tappezzato di lenzuola, il tetto dell'ospedale, tutto di lenzuola in modo che si capisse, perché c'erano dei modi di far
capire che per avvertire era, che però erano cose pitturate che per far capire che ormai lì non c'erano più i tedeschi che non bombardassero, allora tutti abbiamo dato le lenzuola lì, perché anche noi che non eravamo in ospedale, ma perché hanno tappezzato tutto i tetti dell'ospedale. E però gli americani non si attentavano a venire dentro, non si attentavano. E quello che ha dato il via a questa cosa è stato Don Grillini, perché io ho vissuto, perché noi avevamo le finestre, quelle che si vedono fatte, le persiane, fatte in modo che ci si vedeva anche tenendole chiuse. E io ho visto tutte le manovre che ha fatto Don Grillini prima, cioè nel momento in cui ha portato gli americani dentro. Ho visto con la camionetta, lui che è venuto con, che erano in quattro americani. I soldati anglo-americani poterono quindi facilmente entrare a Modena nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno, accolti da una folla festante. Poi dopo sono arrivati i carri armati, hanno preso sopra i marciapiedi che ci sono sotto, erano tutti smussati, perché con i carri armati, quando gli udente, erano sbagliati tutti. Però mi ricordo che il prete era vestito con la tunica ed era vestito e aveva il tricolore al collo e aveva il mitra qui sulla spalla, quindi aveva il mitra, il fazzoletto tricolore e la veste da prete.